Il borgo di San Polo Matese è arroccato su uno sperone ai piedi della catena appenninica del Matese. Sorto, in epoca medievale, attorno a un castello longobardo edificato su un colle. Ha la particolarità di avere, nel proprio territorio, una gran quantità di fossili, segno del mare che una volta era presente nella zona. Sull'origine del nome si sono sviluppate diverse ipotesi. La più suggestiva, e forse la meno plausibile, vuole che esso derivi da San Paul, un gruppo di fuggiaschi scampati all'eccidio dei Vespri siciliani. Questo piccolissimo paese viene chiamato il paese del presepe. Infatti, da ben 38 anni, viene realizzato all'interno dei vicoli del borgo il presepe vivente. All'interno del borgo troviamo il presepe artistico Rogati, uno dei presepi permanenti più belli e artistici del Molise. E non solo. Costruito nel 1961 dal dottor Luigi Rogati, che sin da bambino era appassionato di presepi e del paesaggio d'amore e di pace racchiusi in esso. La particolarità non è solamente nei dettagli costruttivi, ma la visione di questo presepe narra attraverso effetti, musiche e voci la storia della venuta del Messia.